Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo tutorial. Questo è Notte prima degli esami di Antonello Venditti, una canzone famosissima ovviamente in Italia, ma anche molto divertente da suonare. Anche se sei beginner, ti spiegherò passo per passo come eseguire questa canzone, questo pezzo. Quindi non devi preoccuparti, devi semplicemente seguire il tutorial. Andiamo subito a vedere cosa imparerai. Quindi ti ho fatto vedere l'intro e gli accordi, tutti, insomma, non lo faccio tutta perché gli accordi, quindi le strofe, si susseguono in maniera del tutto identica durante tutto il pezzo. Quindi ti farò vedere come suonare l'intro, ti farò vedere come suonare le prime due strofe in sostanza, e dopodiché potrai eseguire tutto il pezzo. Dunque, l'intro è sicuramente la parte più divertente, anche quella più riconoscibile del testo. Per suonarla, andremo a dividerla in quattro parti, d'accordo? E per tutte e quattro le parti suonerò, vi farò vedere quali sono i tasti da toccare della mano destra, della mano sinistra e poi combinati. Vi farò anche vedere un trucco, per combinare tutte e due le mani, d'accordo? Perché la difficoltà è proprio quella di suonare la destra, soprattutto per questo pezzo, la destra e la sinistra in maniera alternata. Che cosa suona la mano destra? Partiamo dalla posizione, che è molto molto importante. Siamo sul Do centrale, quindi siamo esattamente al centro del nostro pianoforte. La mano destra quindi ha il pollice su questo Do, nella primissima posizione, e l'indice su questo Fa. D'accordo? Quindi abbiamo, poi muoviamo il medio sul Sol e poi riportiamo l'indice sul Fa. D'accordo? Il terzo passaggio, il quarto passaggio, portare l'anulare qui. Qual è? La melodia è questa. Quindi, il primo consiglio che vi do, se siete beginner chiaramente, è iniziate a suonare, a imparare la mano destra. Suona la mano sinistra. Allora, ricordatevi, la mano destra parte da qui, la mano sinistra invece parte da qui. Quindi abbiamo il pollice su questo La, prima del Do centrale, questo è il Do centrale, abbiamo il pollice qui e abbiamo l'indice qui. Cosa suona la mano sinistra? Suona questi due, quindi pollice indice, pollice medio, pollice anulare, pollice mignolo. D'accordo? Quindi noterete che non c'è bisogno di nella prima parte di spostare la mano
sulla tastiera, però è molto importante che vi esercitiate a suonare con tutte le dita. Con che melodia vanno suonati? Molto semplice, quindi esercitatevi a fare questo. Cosa succede se le andiamo a combinare? Siamo su questa posizione, quindi indice, pollice qui, pollice sul do centrale e indice su questo fa. Non vanno, non suonano così contemporaneamente, vanno alternate. Imparare a fare questo c'è un trucco che adesso ti spiego, e dobbiamo ulteriormente suddividere la prima parte in piccolissimi passaggi, d'accordo? Ed ogni passaggio che vi mostrerò lo dovete ripetere fin quando non vi riuscirà esattamente come succede, come vi mostro io. Il primo passaggio è questo. Molto molto semplice. Come si fa a suonare? Iniziamo, innanzitutto imparate questa posizione, come vi ho detto all'inizio, quindi siete qui. Suonano gli indici contemporaneamente su questo fa. E su quest'altro fa, questo qui è sempre il do centrale, ricordatevi, quindi suonano i due indici, il pollice sinistro, il pollice destro, pollice sinistro, pollice destro, indice sinistro, indice destro, pollice destro. Imparate a farlo esattamente come lo faccio io, perché il resto dell'intro è esattamente lo stesso, soltanto dovremo cambiare alcuni tasti. Quindi la prima mini parte, la mini sessione, diciamo, della prima parte è questa, da capo. Poi passiamo in questa posizione, quindi in questa posizione qui, come vi ho fatto vedere all'inizio, dove abbiamo i pollici sempre nella stessa posizione, però cambiano, ecco, dall'indice qui ci spostiamo sul medio, d'accordo? Abbiamo il medio sul Mi e l'altro medio della mano destra sul Sol. Quindi suoniamo questo. Passiamo alla terza mini sessione, che fa così. Ok, quindi la terza mini sessione segue esattamente lo stesso pattern, solo che, quindi con i pollici da capo esattamente nella stessa posizione, nella posizione iniziale, solo che nella mano sinistra passiamo dal medio all'anulare, che suona qui, mentre nella mano destra passiamo dal medio da capo all'indice. Ok? L'ultima mini sessione della prima parte fa così. Dalle prime tre mini sessioni fa. Quindi suoniamo mignolo e l'anulare.
pollice destro. Quindi questa è l'unica mini sessione dove andremo a toccare con la mano destra tre tasti. Andiamo a risuonare tutta la prima parte insieme adesso. Riuscire a suonare questa prima parte. Dunque andiamo a vedere la parte 2. Quando finiamo la parte 1 ci troviamo in questa posizione. Dobbiamo muovere la mano sinistra qui. Quindi cosa fa? Andiamo a vedere cosa fa la mano destra. Sinistra suona questo. Insieme cosa suonano? Da capo, per imparare a fare questo, dovrai dividere questa parte in mini sessioni, quindi è molto importante che tu le impari. Le mini sessioni sono queste. La prima è questa. Ok, molto semplice. Quindi suoniamo questo sol, questo, scusate, la diesis è il nostro indice qui, che adesso è sul re insieme. Quindi tenete a mente questa adesso posizione delle mani, allora, quindi prima mini sessione, d'accordo? Il pattern è molto simile, se non lo stesso, delle mini sessioni che abbiamo fatto della prima parte, quindi da capo. Sì, esattamente lo stesso, perché suoniamo questi due in contemporanea. Pollice sinistro, pollice destro, da capo medio sul la diesis, indice, pollice. La seconda mini sessione invece è esattamente la stessa, lo stesso pattern, soltanto che piuttosto che toccare col medio questo tasto qui, la diesis, tocchiamo con l'anulare il La, questo qui. D'accordo? Seconda mini sessione, quindi anulare l'indice insieme, da capo, pollice sinistro, pollice destro, anulare sinistro, indice destro, pollice destro. La terza mini sessione, facciamo così. D'accordo? Quindi tocchiamo l'ultima nota e subito dopo andiamo a toccare questi due tasti insieme. D'accordo? Sono un Do e un Mi. Quindi da capo. Della seconda parte. Iniziamo con la terza parte e dunque arrivati a questo punto vi dico siete praticamente avete quasi completato l'intro.
Perché poi la quarta parte che completa la nostra intro è esattamente la stessa della seconda parte, mentre la terza parte che andiamo a vedere adesso è molto simile alla prima parte, cambiano solo due note, vi faccio vedere quali. Quindi la prima parte inizia così, d'accordo, in questa posizione, mentre la terza parte... La mano sinistra è esattamente la stessa, questo è molto importante. La terza parte, piuttosto che iniziare in questa posizione, quindi il pollice comunque rimane sempre qui, l'unica cosa che cambia è l'indice, che piuttosto che essere su questo fa, dobbiamo avere l'anulare su questo là. Ok? Quindi esattamente lo stesso pattern di prima. Terza parte, ve la faccio rivedere. La seconda mini sessione, sempre passiamo però qui dall'anulare al mignolo in questo do. D'accordo? E il pattern, però, quindi il modo in cui suoniamo è esattamente lo stesso. Cosa che cambia nuovamente, questa è la prima mini sessione. Nella seconda mini sessione, la mano sinistra, come abbiamo visto anche nella prima parte, passiamo qui dall'indice al medio, d'accordo? La terza mini sessione è uguale in sostanza alla terza mini sessione della prima parte, quindi dove abbiamo da capo i pollici sono sempre qui, però abbiamo l'indice su questo fa e l'anulare qui, ok? Quindi abbiamo terza mini sessione. Quarta mini sessione uguale alla quarta mini sessione della prima parte. Fine della terza parte. Quindi la terza parte è completata. La quarta parte, siamo a cavallo perché la quarta parte è uguale alla seconda parte, fa così. D'accordo, questa dovreste averla già imparata. Quindi semplicemente la dovrete rifare, d'accordo? Subito dopo. Andiamo a vedere da capo l'intro insieme. La faccio molto lentamente. Partiamo da questa posizione. D'accordo? Siamo
Abbiamo quindi terminato l'intro e per gli accordi andiamo a vedere il prossimo video.